Campano al Maradona tra Napoli e Salernitana per la 23esima di Serie A Team. Che si rida il cross dietro Bonazzoni alla prima palla utile, fa centro. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa prima challenge Calciatori Panini 2022-2023. Oggi troppe coincidenze, siamo qui per iniziare una sfida con le figurine del Napoli e come penitenza, guardate un po' cosa abbiamo, le banane. Eh sì, abbiamo già affrontato challenge di questo tipo negli anni passati e quest'anno anche, ovviamente ragazzi, non potevamo lasciar perdere le banane. Quindi la challenge consiste nel ogni giocatore che troveremo del Napoli, aprendo i nostri pacchetti di figurine, adesso abbiamo il nostro box qui sotto, mangeremo una banana intera, ragazzi. Brutta challenge, però affrontata anche oggi. Per iniziare mi raccomando una bella iscrizione al canale, un bel like, supportate questa serie e consigliatemi ovviamente altre challenge da fare con le figurine nei commenti. Ne abbiamo fatte già tante negli altri anni, molto, magari alcune un po' carine ma dolorose. Oggi siamo qui ragazzi per affrontare quest'anno altre. Prima di iniziare con il video voglio salutare chi mi ha iniziato a seguire su Instagram. Vi ricordo che trovate il link in descrizione per essere salutati nel prossimo video, oppure semplicemente cercando Andrea Capo su Instagram e iniziandomi a seguire. Salutiamo Damiano De Robbio, Gica 185, 1085, Vale 2008, Fra Liberti, Vincenzo e Filippo Mauro. Ok ragazzi, grazie per avermi iniziato a seguire su Instagram. E adesso ragazzi direi di partire. Prendiamo i nostri 10 pacchetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ovviamente poi saranno probabilmente quelli di bonus, se le cose non dovessimo trovare tanti giocatori del Napoli. Io direi di non perdere tempo e partire subito con il primo pacchetto, sperando di non trovare nessun giocatore del Napoli. Pisa e Regina, Stemmi, ok. Milanese, non so chi sia, della Cremonese. Obiang del Sassuolo. Pablo Marì, che è tornato finalmente ad allenarsi dopo l'aggressione. Giocatori dell'Ascoli e poi il codice. Primo pacchetto, ragazzi, siamo salvi. Attenzione perché ancora siamo in vita, nessuna banana ancora mangiata. Quindi andiamo già con il secondo pacchetto, ragazzi. Ci abbiamo Radu della Cremonese, Faraoni del Verona, Sabir, grande giocatore della Sampdoria, Ibanez della Roma. E poi abbiamo la squadra femminile del Como, sì, e poi il codice. Quindi altro pacchetto, ancora salvi, ancora nessun giocatore del Napoli. Fino ad ora mi sembra che abbiamo trovati abbastanza pochi comunque, quindi speriamo di non trovarne tanti proprio quest'oggi, perché comunque è vero che due pacchetti ancora abbiamo trovato, però è molto molto lunga ragazzi, quindi non cantiamo vittoria troppo presto. Sulle mani del Verona, Rabiot della Juventus, Stefano Pioli, allenatore del Milan. Tanta roba questo pacchettino. No, cosa ho visto? Cosa ho visto? Ragazzi, giocatori del Como e poi, non ci credo, Victor Osimhen Elite. Oh, lo volevo trovare Osimhen, non l'avevo ancora trovato in 50 pacchetti. Oggi è il terzo pacchetto, ragazzi, eccolo qua. Victor Osimhen è addirittura Elite, nemmeno normale, Elite. E poi il codice. E quindi ragazzi tocca la prima penitenza, banana per noi. Cosa dobbiamo fare? Non possiamo mica sottrarci perché siamo uomini. E quindi una volta che si dà una parola la si rispetta fino in fondo. Quindi non ho fatto colazione per fortuna, anche se è l'una praticamente del 24 dicembre, quindi buon Natale a tutti. E ragazzi iniziamo con la nostra penitenza, sperando che sia la prima e l'ultima di quest'oggi. Allora, salute. Ragazzi, ultimo mosso per noi. La prima finita, ragazzi. La prima terminata. E già, ragazzi, non ne vorrei mangiare un'altra. Cioè, una banana, ok, ma la seconda no, ragazzi.
E il problema più grave è che siamo ancora al terzo pacchetto, ne mancano altri 7, ragazzi. Mamma mia che brutto. Quindi andiamo con il quarto pacchetto. Filippo Bandinelli dell'Empoli. Va bene. Fino a quando è blu ma non è Napoli, lo accettiamo. Scudetti di Serie C. Ascal Shibarra, ancora dell'Empoli. Luperto. Sampdoria, mamma mia ragazzi, questo colore blu oggi lo odio. Sampdoria femminile, sì. E poi ci abbiamo un punto, il codice che come sempre vi regalo. Andiamo con il quinto pacchetto, ragazzi. Fino ad ora una banana e ci è bastata, quindi speriamo di non prenderne altre. Ovviamente Tomori del Milan, Ficaio Tomori, no, cos'è qua? Cos'è quello, ragazzi? Carne Secchi della Cremonese, Kwame della Fiorentina. Io voglio sperare che questo dietro non sia del Napoli, voglio sperarlo. Godo, meno male ragazzi. Maglia del Milan, Mkhitaryan e il codice. Tra l'altro devo dire che il pacchettozzo molto molto carino, ragazzi. Due giocatori del, praticamente la maglia del Milan, giocatore del Milan, Kwame, Mkhitaryan e Carne Secchi. Buon pacchetto. Andiamo, siamo a metà ragazzi, siamo a metà. Ufficialmente a metà una banana. Mettiamo che di trovare un altro giocatore del Napoli, due banane e siamo a posto, ci sta. Anche nessuno, non è che mi lamenterei. Strelez della Spezia, Quagliata della Cremonese, Kovalenko dell'Ucraina, che, ragazzi, sono tutto stordito, non ci fate caso. Kovalenko della Spezia, che è di nazionalità ucraina, Duvan Zapata Elite e Dionisi allenatore del Sassuolo. E poi il codice per voi. Per fortuna anche qui non si vedono giocatori del Napoli. Per fortuna siamo a più di metà adesso. Altro pacchettozzo, blu ma è del Verona, quindi niente banana. Lovric dell'Udinese, Svilar, chi è ragazzi? Terzo portiere da Roma sarà? Svilar della Roma, Torsvet del Sassuolo, Giori del Palermo e poi il codice per voi. Eccolo qui, per fortuna anche in questo pacchetto non c'è nulla che riguardi il Napoli. Ci abbiamo altri 3 pacchettozzi che dobbiamo aprire. E speriamo di non trovare niente del Napoli. Terzic, ho visto una figurina blu in fondo, spero anche questa sia dell'Inter. Terzic della Fiorentina, Cobb Manners dell'Atalanta, Ongla, mamma, oh, tutte blu le squadre di Serie A, è una cosa incredibile. Ongla del Verona, maglia della Cremonese e per fortuna è dell'Atalanta. Højlund, giocatore d'altro molto molto forte. E ci abbiamo poi il codice come sempre per voi. Quindi mettiamo a posto queste figurine qui e andiamo con gli ultimi 2 pacchetti, ragazzi. Fino ad ora solo una banana, speriamo la challenge possa finire qui, ma ci sono le banane che mi stanno guardando di qua. Quindi speriamo che restino solamente a guardare quante sono. Vlahovic della Juve, mi mancava tanta roba, ragazzi. Tanta roba, dopo Osimhen Elite anche Dusan Vlahovic. Nuova firma, Okereke della Cremonese, ci ha anche fatto un Eurogol contro, ma va bene così. Lasagna del Verona, ci abbiamo Sek, che non è Chiat, del Torino, e giocatori del Cosenza. E il codice, ragazzi, siamo salvi quasi, ultimo pacchetto, e potremmo concludere la challenge con solamente una banana. Poi ragazzi, metti che troviamo 2 pacchetti, 2 giocatori del Napoli in questo pacchetto e siamo rovinati. Ok, scudetti Serie B. E ci piacciono. Ed un'altra speciale dietro. Scudetti di Serie C, ragazzi. Siamo quasi alla fine ormai. Manca veramente pochissimo. Pellegrini della Roma, Zanimacchia della Cremonese. E resta praticamente, penso, 2 figurine, ragazzi. No, ne resta solamente una. E non penso sia del Napoli, ragazzi. Intanto il codice che mi è caduto, eccolo qua per voi. Non penso sia del Napoli questa. E infatti è Destas Elite della Cremonese e Zanimacchia della Cremonese. Un sacco di giorni della Cremonese quest'oggi. Ma riusciamo a concludere la challenge? Anzi, non la concludiamo. Perché? Perché sono cattivissimo con me stesso e vi regalo 1/2 pacchetti di bonus. Quindi vediamo un pochettino. Zappacosta dell'Atalanta, ancora Stemmi di Frosinone Genoa, Bellanova dell'Inter, la Coppa Italia che ci mancava e giocatori dell'Ascoli. E un punto che vi regalo ovviamente a voi. Ragazzi, quindi oggi concludiamo definitivamente questa challenge che è stata
facile da affrontare, dai, non troppe difficoltà, solamente una penitenza scontata. Potevamo scontarne molto di più su 11 pacchetti abbiamo aperto. Quindi io direi di concluderla qui. Consigliatemi ovviamente altre challenge nei commenti. Se volete ripetere qualche challenge dell'anno scorso, andatevi a rivedere anche quelle che abbiamo fatto l'anno scorso, perché erano molto ma molto carine. Soprattutto una che non vi voglio spoilerare, andate a vedere voi. Ragazzi, per questo video è tutto, una bella iscrizione al canale, un bel like. Se volete essere salutati nel prossimo video, andatemi a seguire su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.